23 agosto 2012, stiamo a Roma, stiamo andando a un piccolo flash mob organizzato da l'Associazione Radicali Roma, che fa parte del comitato promotore del referendum Roma si muove, e quindi sta organizzando una raccolta firme, e ha organizzato anche una piccola azione di protesta davanti alla sede romana, alla sede del quotidiano romano Il Messaggero, a Via del Tritone. Vediamo chi troviamo, fa molto caldo, Roma quasi deserta. Vediamo. agosto 2012 in Roma, davanti alla sede del giornale romano Il Messaggero, siamo con Riccardo Maggi, segretario dell'Associazione Radicale Radicali Roma, che fa parte del comitato promotore di un referendum di una serie, di una raccolta di firme di una serie di referendum che si chiama Roma si muove. Ecco, Riccardo Maggi, il motivo per cui c'è questo evento qui davanti al Messaggero? Ah, siamo qui con gli altri militanti volontari del comitato referendario perché a 50 giorni dall'inizio della raccolta di firme sugli 8 referendum propositivi di Roma si muove, ricordiamolo, referendum che hanno come tema l'ambiente, la mobilità sostenibile, il trattamento dei rifiuti, i diritti, i servizi alla persona, l'abbattimento dei costi dell'amministrazione, quindi una proposta popolare, una proposta referendaria che dà delle risposte ai problemi più gravi di questa città. Il giornale romano di più lunga tradizione, Il Messaggero, non ha ancora informato mai i cittadini su questa iniziativa. Addirittura c'è un fenomeno paradossale: alcuni giorni fa il ministro Catania, ministro dell'agricoltura del governo Monti, ha firmato i referendum di Roma si muove, in particolare ha firmato il referendum per lo stop al consumo di suolo. Lo stesso giorno veniva intervistato dal Manifesto, mentre la firma dei referendum veniva coperta abbondantemente dalle agenzie di stampa, il giorno dopo non c'era assolutamente notizia di questa adesione del ministro alla nostra iniziativa. Quindi quello che noi vogliamo dire oggi alla direzione del Messaggero, al caporedattore dell'edizione romana, a tutti i redattori, è innanzitutto informarli dell'esistenza di questa iniziativa politica, perché i cittadini romani hanno il diritto di essere a loro volta informati da questo organo di stampa, e crediamo che Il Messaggero abbia il dovere di dare questa informazione. Abbiamo sperimentato in qualche modo di persona che i radicali, insomma, in questo comitato sono molto attivi nella raccolta di firme, ieri anche notturna a Piazza Trilussa. Come sta andando questa raccolta di firme? La raccolta di firme va molto bene, la risposta dei cittadini è ottima, cioè dove noi riusciamo ad essere i cittadini firmano e firmano molto. Il mese di luglio è stato un mese di ottima raccolta di firme, chiaramente ad agosto c'è stato un calo, quello che noi puntiamo a fare ora è fare una grande spinta finale a settembre e nella prima settimana di ottobre. La raccolta di firme terminerà il 5 ottobre, abbiamo già in programma per il 31 luglio, il 31 agosto, il 1 e il 2 settembre un referendum days, cioè una grande raccolta di firme in cui in 3 giorni contiamo di fare 100 tavoli in tutta la città. Riccardo, questi referendum rapidamente in quali settori, diciamo, quali argomenti toccano? Toccano, come dicevo prima, i temi della mobilità sostenibile, dello stop al consumo di suolo, della gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, quindi il problema gravissimo, appunto, dei rifiuti a Roma, la questione dei diritti e del rispetto delle scelte di vita, quindi testamento biologico e unioni civili, e l'abbattimento dei costi dell'amministrazione attraverso l'azzeramento dei CDA delle società in house del comune. Pensi, Riccardo, che il fatto che proprio Il Messaggero non ne abbia parlato voglia dire qualcosa secondo te? Allora, noi non vogliamo pensare
che ci sia un problema legato a quelle che sono le attività principali dell'editore del Messaggero e quindi magari in particolare proprio un'avversione per alcuni temi come quello dello stop del consumo di suolo e della cementificazione. E quindi ci rivolgiamo in questo momento, ripeto, alla direzione del Messaggero, perché crediamo che sia inaudito che un'iniziativa, tra l'altro inedita, come quella dei referendum cittadini, sarebbe la prima volta che si svolgono e che si svolgono su una serie così ampia di temi, non sia considerata da questo giornale. Ringraziamo Riccardo Maggi e ricordiamo appunto tutti quanti di venire a firmare. Le firme saranno possibili da raccogliere fino a? Fino al 5 ottobre. Bene, diamo appuntamento allora ai tavoli del Comitato Roma si muove, presente anche su Facebook con tutte quante le date e i luoghi dove si fanno i tavolini. Grazie ancora Riccardo Maggi. Grazie. E gli diamo appuntamento su liberi.tv. Grazie, ricordiamo il sito www.romasimuove.it. Grazie ancora. In compagnia di Alexandre Rossi, radicale marchigiano, qui che si adopera per il comitato di raccolta delle firme per questi referendum, siccome appunto ne abbiamo visto molto attivo anche di notte nella raccolta delle firme, gli chiediamo, avendo il polso un po' della cittadinanza, come reagiscono i romani quando si avvicinano a questi tavolini? Le cittadine e i cittadini romani sono interessati, anche se comunque non firmano, vogliono magari prima informarsi tramite la rete, questo gli viene impedito, per esempio dal Messaggero. Io ho scritto qui su questo sole, Messaggero ci sei? Non c'è, ci fa, sì ci fa apposta a non occuparsi di questioni che appunto i cittadini si interessano, si occupano e qualche volta si preoccupano, per esempio dell'ambiente, dei diritti civili, per esempio delle coppie di fatto, dei malati terminali. E anche per quanto riguarda appunto il costo e la trasparenza nella politica. Grazie Alexandre Rossi. Quand tu entends la musique du cœur, ton visage s'illumine en douceur. Quand tu entends la musique du cœur, le reggae. A questo flash mob, insomma, a questa iniziativa partecipa anche Mina Welby, la vediamo sempre partecipe nelle attività dei radicali, e gli chiediamo un pochino che ne pensa un po' in generale di questa un po' ostracismo che viene dato dall'informazione su questo evento. Ma io vorrei parlare in modo particolare qui dell'organo di informazione più importante di Roma, della città, il Messaggero, che non ha mai, si è mai degnato nemmeno di fare un piccolo trafiletto, di scrivere qualche cosa su Roma si muove, su questa iniziativa dei cittadini, dove sono vari gruppi di cittadini che l'hanno proposto per l'ambiente, per la mobilità, per i diritti e per meno partitocrazia, che credo che tutti i romani hanno assoluto interesse di essere informati, perché sono molti i firmatari già che hanno dato la loro firma, e noi dobbiamo ancora arrivare a 50.000 firme, anzi per dire qualche numero in più, perché in questa maniera tutti i romani saranno poi portati a votare per il referendum prossimo anno, quando saranno le elezioni. Io spero che questo movimento qui davanti al Messaggero induca il direttore a fare almeno una dichiarazione o qualche cosa, insomma a informare i cittadini sul nostro giornale, giornale di Roma, su questa iniziativa, che è una cosa importante, perché i cittadini devono sapere e devono essere ben informati, e questo è il compito dei giornali. Grazie Mia Welby, ce lo auguriamo tutti quanti, grazie ancora. Grazie a te. On peut avoir qu'une pensée, le reggae et le rasta peuvent être admirés.
Alessandro Litta Modignani, dirigente radicali del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Alessandro, secondo te c'è un motivo specifico per cui proprio il Messaggero non ha dato notizia di questi referendum? Ma forse se ci fosse un motivo specifico avremmo qualche ragione di ottimismo, no? Perché ci scontreremmo con una volontà precisa e sarebbe più facile rimuoverla. Invece temo di no, temo che ci sia solo una grande sciatteria personale, perché bisogna anche cominciare a chiamare in causa le persone, e c'è una grande mancanza di deontologia professionale e giornalistica. Più di 50 giorni che è in ballo questa iniziativa, il Messaggero è il quotidiano più importante di Roma, perché non dedicare un minimo spazio informativo a un'iniziativa che pure vede presenti non solo i radicali ma anche esponenti di primo piano della politica cittadina come Umberto Croppi, Angelo Bonelli, no? Allora perché questa sciatteria e questa mancanza di deontologia? Dispiace doverlo dire, ma noi siamo qua anche per ricordare a queste persone che fare il giornalista, certo, è sempre meglio che lavorare, però comporta anche qualche piccolo dovere e sarebbe il caso di adempierlo. Fare il giornalista è sempre meglio che lavorare, è veramente fantastica. Senti Alessandro, hai notizie, non lo so perché tu mi hai parlato di Bonelli, quindi dei Verdi, e quindi insomma in qualche modo anche un po' più vicini al PD in questo momento di quanto sono i radicali. Il PD fa qualcosa, si mobilita? Allora, i Verdi stanno raccogliendo un po' di firme, credo, mi hanno detto che ne hanno raccolte circa 2500, però non vorrei dire una cosa sbagliata. Croppi, poverino, è una persona valida ma non ha una grande organizzazione alle spalle, quindi i suoi pochi militanti fanno quello che possono. Finora la stragrande maggioranza, la più parte del peso di questa iniziativa è stata sulle spalle dei soli radicali. Il PD ci ha ospitato alla festa dell'unità, della qualcosa naturalmente noi ringraziamo, però dovrebbe impegnarsi, dovrebbe fare qualcosa di più. Se noi abbiamo raccolto 12.000 firme o 15.000, beh, forse il PD dovrebbe metterne sul tavolo altre 30.000, sarebbe la cosa giusta e arriveremmo al traguardo, credo, abbastanza facilmente. È veramente inspiegabile, deprecabile che il Partito Democratico, in cui la stragrande maggioranza dei militanti e degli iscritti sono d'accordo con noi su queste 8 proposte, non faccia proprio nulla, ma proprio il benché minimo sforzo per sostenere e per raccogliere le firme per iniziative di questo genere, che fra l'altro sarebbero uno splendido programma per la campagna elettorale del prossimo sindaco. Ringraziamo Alessandro Litta Modignani, gli diamo appuntamento su liberi.tv per questa e le altre interviste. Grazie ancora. Grazie a voi, ciao. On peut avoir qu'une pensée, le reggae et les rasta peuvent être admirés. Allora, ormai è passato un'ora dall'inizio del presidio che i compagni radicali dell'Associazione Radicali di Roma, Riccardo Maggi, Johnny, Veronica, Alex e tutti gli altri, Francesco, sono qui, hanno passato insieme ai cittadini che passavano, ai turisti che passavano per Roma in questa giornata calda, semplicemente per ricordare una cosa. Abbiamo scritto oggi al direttore del Messaggero Mario Orfeo per ricordargli come dal 6 luglio, ormai quindi da 50 giorni, ci sia una campagna elettorale in corso, referendaria in questo caso a Roma, che sarebbe una notizia eclatante per quello che si definisce il principale giornale di Roma. È la prima volta che nella storia della capitale si può andare a votare, si potrebbe andare a votare per 8 referendum consultivi che riguardano la città. Ebbene, in questi 50 giorni non c'è stato praticamente un solo briciolo di informazione per i romani per sapere dell'esistenza di questi referendum, del contenuto delle proposte e soprattutto di quando e come andare a firmare. In particolare tutti i temi oggetto di referendum sono stati in questi 2 mesi al centro dell'attualità e della cronaca, dalla situazione dei rifiuti al consumo di suolo, sino alle famiglie di fatto, alla disciplina della mobilità nel centro storico, dei pullman turistici, sino ancora i servizi alla persona e le sperperi delle municipalizzate. Allora, addirittura quando il ministro della Repubblica Italiana, Mario Catania, è venuto a firmare a Campo dei Fiori, ai nostri banchetti, i referendum
in particolare dello stop al consumo di suolo, il giornale Il Messaggero il giorno dopo ha fatto una grande intervista sul nazionale al ministro Catania, senza però neanche dare la notizia che aveva firmato questi referendum. Allora, noi non vogliamo credere che questo dipenda dal fatto che l'editore è Caltagirone e che Casini, il Vaticano sono molto vicini a questa testata giornalistica gloriosa romana. Preferiamo credere che ci sia stato un difetto di comunicazione magari da parte nostra, e per questo siamo stati qua davanti a volantinare anche ai redattori del Messaggero i nostri referendum, le nostre informazioni, e adesso proveremo a entrare dentro e a consegnare la documentazione informativa rispetto a Roma si muove, referendum che i radicali insieme a Verdi, insieme a Croppi, insieme a tanti cittadini che ormai sono ormai referendum di tutti, non si possono neanche definire referendum di questo o di quest'altro. Ebbene, noi andremo a consegnare il materiale informativo e vedremo se magari qualcuno, abbiamo anche i moduli, vorrà scendere a firmare ai nostri tavoli.